A Martina Franca tutto è pronto per la prima edizione della Festa Angioina, in programma domani sera, istituita dall'amministrazione Ancona, per celebrare i 702 anni dal riconoscimento istituzionale del Casale della Franca Martina, avvenuto il 12 agosto del 1310. Martina celebra la propria identità e porta la sua storia in piazza, svelando i tesori più preziosi del suo ricchissimo patrimonio culturale, artistico, architettonico, paesaggistico e produttivo. A 702 anni esatti dal riconoscimento istituzionale del Casale della Franca Martina da parte del principe Filippo I d'Angiò, avvenuto il 12 agosto del 1310, la città si ritrova insieme per festeggiare la prima edizione della sua festa civica Martina Angioina, istituita dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Ancona, proprio per celebrare al meglio questo importante anniversario. Dalle 19 di sabato 11 e sino a tarda notte, chiese, monumenti aperti ai visitatori, enogastronomia, antiquariato, pittura e fotografia, letteratura e poesia, musica nelle piazze, danze e un brindisi allo scoccare della mezzanotte. Un programma ricchissimo di eventi da vivere tutto in una notte, in cui chi vorrà potrà anche fare shopping, approfittando dell'apertura prolungata dei negozi sino alle 23. Il cartellone della festa, che vivrà alcuni momenti importanti anche nella giornata di domenica, è stato presentato ufficialmente in una conferenza stampa svoltasi a Palazzo di Città. Abbiamo voluto riportare l'attenzione sull'identità storica della città, che è Angioina, perché il 12 agosto 1310 Filippo I d'Angiò riconobbe il casale di Martina Franca. Però è anche una città multietnica, perché ci sono le etnie greco-bizantine e quella longobarda, che insieme a quella angioina hanno dato vita a questa città aperta, che oggi si riappropria della sua identità in un mondo globale e rilancia forte la sua identità culturale, confrontandosi con le grandi realtà nazionali e internazionali della cultura. Questi momenti di riflessione storica, ma anche di festa civile, perché la storia bisogna portarla in piazza, bisogna farla riappropriare da parte dei cittadini e dei visitatori, che avranno la possibilità di partecipare a più di 20 eventi culturali e enogastronomici, ma soprattutto rivedere alcune chiese che sono delle vere e proprie chicche storico-architettoniche, come San Giovanni, San Vito dei Greci, San Nicola dei Greci, Casa Cappellari recuperata finalmente, e quindi avranno la possibilità, visitando anche l'Arciconfraternita dei Nobili della Strettola, di riappropriarsi di un patrimonio storico-architettonico di grande valenza. Dentro questi contenitori ci saranno eventi da Piazza Crispi a Piazza Roma a Piazza Maria Immacolata, dove tre intellettuali martinesi come Mario Desiati, Francesco Lenuci e Antonio Semerari discuteranno di Martina tra storia, letteratura ed economia, e poi la musica fino a tarda notte, come dice, diciamo, il corsivo della nostra manifestazione, nel cuore della città, nel cuore della notte. E quindi musica a notte fonda con gli artisti di Martina eccellenti, da Camillo Pace a Pasquale Mica, al maestro Scarnera e ai musicisti classici che si alterneranno sui palchi di Piazza Roma e nel chiostro di San Domenico a far festa con uno stile di cultura che è per una città slow. E tra le iniziative promosse nell'ambito della prima edizione della Festa Angioina, anche una suggestiva rievocazione storica in programma lunedì prossimo. Nell'ambito delle celebrazioni organizzate dall'amministrazione comunale per festeggiare i 702 anni dal riconoscimento istituzionale del Casale della Franca Martina, avvenuto il 12 agosto del 1310, l'associazione Amici della Franca Martina, presieduta dall'attore e cabarettista Angelo Salamina, proporrà lunedì prossimo, 13 agosto, la prima rievocazione storica della fondazione della città. Un corteo animato da oltre 100 figuranti sfilerà per le vie del centro, un evento che si preannuncia altamente suggestivo, presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. È una rievocazione storica in occasione dei 702 anni per la Fondazione di Martina, che partirà dalla Società Operaia e finirà in Piazza Langeo, dove ci sarà uno spettacolo medievale che ci verrà offerto dai Fiera Mosca di Barletta e dalla Durlindana di Massafra. Avremo come ospite a interpretare Filippo d'Angiò, il ballerino di Amici, Amilcar Gonzales, ballerino del professionista di Amici. Ci sarà un, diciamo così, un'incursione musicale di canzoni dialettali,
molte composte da me, tra le quali una sarà interpretata da un giovane tenore martinese che di recente ha cantato alla Fenice di Venezia, ma ancora più recentemente al Pantheon a Roma, accompagnato dalla banda della Marina Militare Italiana, ed è il giovane tenore Claudio Minardi, che io definisco l'astro nascente martinese della musica classica. È un'associazione, la vostra, una realtà che sta ottenendo sempre più riscontri? L'associazione ha come obiettivo principale quello di esaltare non solamente le attività del dialetto martinese nelle sue manifestazioni con la poesia, con la musica, ma anche di dare risalto a queste potenzialità artistiche che a Martina, specialmente nei giovani, sono molto numerose, ma che purtroppo sono spesso penalizzate. Simpatica, lodevole iniziativa che Angelo Salamina e tutto il suo staff mettono in campo anche quest'anno, credo che insomma contribuirà a rendere ancora più interessante il programma che abbiamo allestito e che prevede degli eventi a contorno di questa data ormai solenne, il 12 agosto, che è la data di fondazione della città. Avremo il 12 un allestimento di una importante mostra di monete dell'epoca angioina con dei convegni specifici sul tema, il 13 poi ci sarà questa rievocazione storica, ma anche questo grande concerto di Vinicio Capossera all'interno dell'atrio del Palazzo Ducale. Credo che insomma in questi pochi giorni si sia lavorato tanto, questi sono i primi risultati che raccogliamo. 18 agosto una corrida, la classica corrida, noi l'abbiamo chiamata Corrida Angelo, e ci sono 21 dilettanti allo sbaraglio e verrà decretato o il talento peggiore o il migliore che abbiamo nella zona, però io penso che verrà decretato il talento migliore forse. Ritorniamo a Ostuni, dove ha fatto tappa ieri in piazza, accolto dal sindaco Domenico Tanzarella, Aldo Maranzina, il 65enne maratoneta che sta compiendo l'impresa di realizzare la maratona in solitaria più lunga del mondo, come testimonial dell'ALT, l'associazione contro l'usura. Vediamo. Corre con una protesi all'anca per compiere un'impresa, quella di realizzare la maratona in solitaria più lunga del mondo per chilometri e durata. Aldo Maranzina, maratoneta 65enne, che sino al 9 settembre, quando sarà ricevuto da Papa Benedetto XVI nella città del Vaticano, avrà percorso oltre 6.000 km da nord a sud, sta lanciando un segnale contro la crisi economica che sta sconvolgendo il continente, portando nell'intera penisola la testimonianza di chi come lui ce l'ha fatta. È critico, si sente dalla gente, però si va avanti, però ci sono molte problematiche, perché ogni volta che quando incontriamo dei imprenditori che presentiamo i nostri inviti, una cosa e l'altra, ci sentiamo che sono discorsi un po' pesanti, perché il lavoro scarseggia, il problema del cittadino è stare a casa o in castigazione, e siamo abbastanza rotti, come dico io. Maranzina sta infatti percorrendo tutte le regioni d'Italia per il progetto Vivere da Campione Tour 2012, promosso dall'ALT, la legge uguale per tutti, associazione in prima linea contro l'usura, che con questo progetto ha offerto la possibilità a tutte le associazioni benefiche di correre con lui per far conoscere i loro progetti sociali. Posso solo suggerire di credersi quello che fa e come lo faccio io, di andare avanti il miglior possibile. Dopo abbiamo adesso questo supporto di questa associazione, che è infoalt.it, che si può vedere tutte le drammaticità che ci sono oggi in Italia, che riusciremo in qualche maniera magari di poterla risolvere. Maranzina ha fatto tappa ieri a Ostuni, in Piazza Libertà, dove ad accoglierlo c'erano il sindaco Domenico Tanzarella, il vicepresidente dell'ALT Fabio Bertolotti e alcuni componenti dell'Associazione Atletica Città Bianca. Un processo di sensibilizzazione su temi di particolare rilevanza sociale, quindi sappiamo benissimo che lo sport, in particolare ecco, la maratona, questa forma di coinvolgimento dei cittadini attraverso quasi direi un contatto diretto su questi temi che riguardano l'usura, il rapporto cittadini con Equitalia, penso che siano di grande attualità, basta aprire i giornali o ascoltare per televisione per rendersi conto di quali difficoltà oggi vivono i cittadini e di quali esempi, certe volte anche drammatici, noi viviamo. Quindi questo
questo lungo percorso, quasi direi, di sofferenza personale e di evidenziazione di quello che accade intorno con una sensibilizzazione notevole, va sicuramente sostenuto e cercheremo di farlo anche noi in questo rapporto di amicizia che si viene a creare a pelle, come si dice, nell'immediatezza, e magari vedremo di partecipare anche alla fase conclusiva di questa iniziativa che si concluderà, mi pare, a Città del Vaticano il 9 di settembre. Restiamo a Ostuni, il tempo in tasca, questo è il titolo dell'interessante mostra di orologi e strumenti di misurazione del tempo allestita presso la Biblioteca Diocesana in Piazzetta Cattedrale. Vediamo. La mostra Il tempo in tasca si inserisce nell'ambito di iniziative che sono legate alla Banca del Tempo. La Banca del Tempo è nata l'anno scorso a Ostuni, ha già numerosi, chiamiamoli volontari, in realtà sono persone che aderiscono, sono correntisti, versano il loro tempo mettendolo a disposizione degli altri e ottengono in cambio altro tempo per le loro necessità. Questa mostra è un modo per raccontare la Banca del Tempo, ma è anche un modo per riflettere su cosa sia realmente il tempo, questa quantità, questa entità indefinita, indefinibile, che comunque guida la nostra esistenza. E lo facciamo attraverso, siamo guidati dagli strumenti e quindi dagli orologi, quindi partiamo dal concetto di orologio per addentrarci verso la riflessione sul tempo che noi spendiamo durante la nostra esistenza, su come lo spendiamo e magari su come ci piacerebbe spenderlo. Le iniziative legate alla mostra sono due. La prima è il 12 di agosto, l'appuntamento, facciamo uno spettacolo nel chiostro di San Francesco, orario alle 21, si intitola Inno alla Terra. L'idea è quella di raccontare il nostro pianeta all'interno di un universo che lo comprende e di far notare, di far riflettere l'eccezionalità di questo piccolo granello nell'universo. L'altro appuntamento invece è l'Inno alla Musica, il giorno 16, qui in Piazzetta Cattedrale, come tutti la conoscono, oggi è Piazza Beato Giovanni Paolo II, e ci saranno dei ragazzi che canteranno con voci baritono, soprano, accompagnati dalla musica, appunto canteranno dei brani per dare a questo tempo anche un po' di bellezza. Parliamo ora di sport. Tra poche ore alle Olimpiadi di Londra sarà il turno del mesagnese Carlo Molfetta, che intraprenderà il suo difficile percorso verso una medaglia nel taekwondo nella categoria più 80 kg. Intanto buono l'esordio del collega Mauro Sarmiento, ce ne parla Agnese Poci. Bisognerà aspettare domani per vedere se l'impegno e la dedizione profusi nel taekwondo da Carlo Molfetta riceveranno la giusta ricompensa per entrare di diritto nella storia delle Olimpiadi di Londra e nell'Olimpo dello sport dopo l'esperienza di Atene 2004. L'atleta mesagnese, 28 anni, gareggerà domani nella categoria riservata ai pesi superiori agli 80 kg contro lo sfidante Ali Shergulov del Tagikistan. Il primo incontro è previsto sabato 11 agosto alle 12.15 ora italiana. Nel primo pomeriggio e in serata poi quarti di finale, semifinale e l'ultimo decisivo incontro. Sono in molti a sperare in una medaglia dal taekwondo, che con la novità inserita a partire da quest'anno delle corazze elettroniche potrebbe favorire il mesagnese. Ad appena un mese dall'inizio dei giochi, Carlo Molfetta ha salutato la sua città in una festa a lui dedicata dalla locale sezione dell'Avis, di cui è testimonial, e dal gruppo giovani dell'associazione di volontariato. Eccovi l'intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni in quell'occasione. Sono contentissimo di questa manifestazione che ha organizzato l'Avis per augurarmi in bocca al lupo e speriamo bene di poterli ringraziare magari con un buon risultato. Spero, a differenza di Atene, magari di riuscire ad essere un po' più tranquillo e caricarmi meno del peso da parte un po' di tutta la federazione, da parte delle persone che comunque mi vogliono bene e che sperano che io faccia risultato. Spero di combattere per me stesso e magari riuscire ad arrivare a quel sogno che tanto da quando ero piccolo. Da Mesagna, chi partirà per venirti a vedere le gare?
Che io sappia, nessuno. Diciamo, c'è un po' un rito scaramantico, in quanto venne una delegazione comunale ad Atene e non andò benissimo, quindi diciamo proviamo a non far venire nessuno e vedremo come andrà a finire. Se porterà bene, magari continueremo a non far venire nessuno neanche alle prossime. In bocca al lupo da parte di DRCB sia a Carlo Molfetta sia a un altro mesagnese seppur acquisito, Mauro Sarmiento, dell'età di Taekwondo, fidanzato con la collega mesagnese Veronica Calabrese, che ha cominciato già le sue gare olimpiche nella categoria meno 80 kg, in cui sta difendendo l'argento olimpico di Pechino 2008. Buona la prima! Sarmiento ha infatti vinto la prima sfida contro l'atleta Rasul Abdurahim del Kirghizistan. E si scatena il popolo del Taekwondo sulla rete, perché la RAI non trasmette in diretta le gare che potrebbero valere due medaglie. Lecce retrocessa in Lega Pro e 30.000 euro di multa, 5 anni di squalifica all'ex presidente giallorosso Semeraro, 10 mesi al tecnico della Juventus Antonio Conte, 8 mesi al suo vice Alessio. Prosciolti invece gli ex giocatori del Bari Bonucci, oggi alla Juve, Salvatore Masiello, Padelli, e l'ex Lecce Vives, 6 mesi all'ex biancorosso Belmonte. Sono queste le sentenze di primo grado che riguardano i pugliesi, emesse questa mattina dalla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, relative ai due procedimenti sul calcio scommesse nati in seguito alle inchieste condotte dalle procure di Cremona e di Bari. Gli appelli partiranno lunedì 20 agosto davanti alla Corte di Giustizia Federale. Intanto sulla retrocessione del Lecce interviene in una nota il sindaco della città Paolo Perrone. Da sindaco di questa città e da sportivo non posso che essere amareggiato per l'esclusione del Lecce dal campionato di Serie B 2012-2013, dice Perrone, così come stabilito con sentenza dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Allo stesso modo però resto in attesa di conoscere l'iter della giustizia sportiva che, individuando responsabilità certe, decreterà la posizione definitiva della squadra della nostra città. Se la sentenza dovesse essere confermata, continua Perrone anche nel giudizio di secondo grado, concentreremo tutte le energie per risalire la china e per far sì che il Lecce possa iniziare un nuovo corso che lo porti ad occupare nuovamente posizioni guadagnate in passato con merito e talento. Un progetto di crescita fortemente voluto dei nuovi referenti societari che già dalle prime battute, continua Perrone, hanno dimostrato affetto nei confronti della nostra squadra, oltre alla volontà di riportarla in alto. Nel frattempo, conclude il sindaco di Lecce, accettiamo quanto stabilito con la consapevolezza che le cadute a volte sono lo sprone necessario per rialzarsi più forti di prima. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it. Thank you.